Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Benvenuto a una nuova puntata. Abbiamo ospite un'altra band, stiamo facendo il giro delle band e ci fa piacere, soprattutto perché in questo caso ci troviamo nelle Marche con l'ibridoma. Esatto. Pronunciamo bene perché il nome è importante. A questo punto, la prima domanda nasce spontanea: quando nascono gli ibridoma, ma soprattutto perché questo nome? Il progetto è nato nel 2001 e è nato, questo nome è stato deciso soprattutto da Pietro e Alessandro, che Alessandro è il batterista e Pietro era il nostro ex chitarrista. Perché suonavamo generi, mischiando generi, insomma, passavamo da suonare da Iron Maiden, Litfiba, Timoria, Cranberries, e quindi un genere ibrido. Poi abbiamo visto che anche una cellula che l'ibridoma è una cellula usata contro i tumori, nella lotta contro i tumori. Quindi, come abbiamo visto che c'era anche questo messaggio positivo nel nome, allora abbiamo scelto, anche se molto particolare da pronunciare. Però c'è un bel senso sia nel fatto che facevamo parecchie le cover di diverso tipo e anche questo fatto qui, insomma, questo nome è abbastanza importante, quindi l'abbiamo tenuto, insomma. A questo punto parliamo dell'ultimo album che è Norimberga 2.0. Allora, come nasce questo progetto? Come si evolve questo progetto? Noi siamo. È stato un po' più difficile fare questo album perché non abbiamo potuto lavorare in sala prove tutti insieme perché c'era la pandemia nel periodo in cui l'abbiamo scritto e quindi dovevamo trovarci qualche volta di pomeriggio, la sera non si poteva uscire. Abbiamo lavorato parecchio online, mandandoci le parti, le cose che avevamo registrato, i riff e tutto quanto tramite internet, e quindi era un modo nuovo per noi di lavorare che siamo abituati dal 2001. Questo è il nostro sesto album in studio, più due EP, più uno split album. Abbiamo scritto parecchie canzoni, ma questa è la prima volta che scriviamo un po' così a distanza. Però il progetto, le canzoni sono nate dalla necessità di esprimere quello che stavamo vivendo tutti quanti col fatto di quello che si vede sulla televisione, la sofferenza delle persone, quindi c'è un percorso molto importante da raccontare, le cose che abbiamo vissuto, quindi abbiamo scritto parecchio ispirandoci alle tematiche di questo periodo storico che abbiamo vissuto e speriamo che finisca presto. E così, ognuno ha portato le sue idee, i suoi riff. E poi guardando anche la televisione e tutto quanto abbiamo scritto i testi, parlando poi insieme delle tematiche da affrontare e l'album è nato così piano piano, un po' più lentamente del solito perché dal 2010 del primo album ogni 2 anni uscivamo con un album nuovo, mentre adesso questa volta abbiamo aspettato 4 anni prima, dal 2018 l'album precedente, invece Norimberga 2.0 questo 2022, ecco. Prima cosa, come mai questo titolo, ma soprattutto oltre a questo titolo, come nascono queste canzoni? Da cosa avete tratto ispirazione? Qual è il punto partente? Oppure qual è il riff partente che in alcuni casi è stato poi la chiave di volta dello stesso brano? Allora, partiamo dal perché Norimberga 2.0. Questa tematica è stata scelta dal nostro batterista Alessandro, perché io avevo già pensato un altro testo per questa canzone. Di solito mi occupo io di scrivere la parte lirica, insomma, delle canzoni. Norimberga 2.0, questa canzone è dedicata in questo album anche a tutte le persone che scompaiono ogni anno nel mondo. E soprattutto nel caso Norimberga 2.0, perché vorremmo che chi, specialmente parlando anche della scomparsa dei bambini,
chi abusa e fa violenza e fa queste cose mostruose contro i bambini venga processato in un nuovo processo come a Norimberga dopo la Seconda Guerra Mondiale, un nuovo processo in cui queste persone paghino per questi crimini contro i bambini e contro l'umanità. E soprattutto questa cosa qui dei bambini ci ha messo molto, leggendo, informandoci su internet, abbiamo visto che è una tematica mo molto importante che qualche volta dalle band, dai gruppi che suonano, non è stata affrontata molto spesso. E quindi noi abbiamo voluto proprio dare il titolo dell'album e dedicarlo proprio a queste persone che scompaiono e specialmente ai bambini che sono indifesi e quindi vanno ricordati, bisogna parlarne sempre. Poi le altre tematiche che abbiamo affrontato ci sono canzoni che parlano della pandemia, del fatto che siamo stati chiusi in casa, del fatto, come nella canzone in italiano che apre l'album, noi di solito scriviamo in inglese, però questa canzone abbiamo voluto farla per arrivare più direttamente al pubblico italiano, in cui parliamo del fatto che molte persone, molti anziani, sono morti soli negli ospedali. E questo aspetto molto doloroso per queste persone e per i loro familiari che hanno dovuto accettare di dover rimanere fuori dalle strutture e vedere i propri parenti, i propri cari perderli senza poter dare un ultimo saluto. E questa è una delle motivazioni principali di questa canzone. Poi abbiamo affrontato anche tematiche un po' più leggere, come i ricordi della nostra gioventù, magari avendo delle volte la canzone nasce da un riff di chitarra, che magari è più allegro, c'è un'atmosfera molto più gioiosa, briosa, e quindi abbiamo scritto canzoni anche con il fatto dei ricordi della bellezza della nostra gioventù, dedicandolo anche ai ragazzi di oggi, di riscoprire il fatto bello di incontrarsi quando si esce, tra incontrare una persona che magari ci stimola interesse, cioè questo amore che viene fuori, che uno sente dentro quando è giovane, è tutto più esplosivo. Quindi è dedicato insomma ai ragazzi giovani e questa canzone si intitola Woman from the Stars, che era quella cosa che ci ricorda di quando eravamo ragazzi che incontravamo delle ragazze bellissime e pensavamo arrivassero da un altro pianeta, ecco così perlomeno a noi capitava così quando eravamo ragazzi. E poi comunque lungo il percorso di questo album abbiamo scritto anche di canzoni che ci invitano ad alzare la testa e se qualcosa non va bene a protestare in maniera giusta, ma a protestare e farsi sentire. Oppure attraversando un'altra tematica come chi abusa del potere, chi abusa del potere e quindi fa delle cattiverie, c'è la corruzione a ogni livello, qui a livello politico, a livello sanitario, a chi a livello sanitario abbiamo sentito anche che ha approfittato del fatto della pandemia per lucrare vendendo mascherine, guanti, cercando di farli vendere all'ospedale, alle aziende che erano compiacenti, che erano di amici e tutto quanto. Quindi insomma abbiamo svariato parecchio e abbiamo cercato di percorrere tutto questo periodo che ci ha coinvolto. E anche una delle canzoni che preferisco si intitola Coming Home, è dedicato a tutte le persone che dopo la lotta contro il Covid sono ritornate a casa. Mi viene in mente, io ho fatto parte per molti anni, faccio ancora parte della Croce Verde Monrovale Montecosaro e c'è il papà di due ragazze che erano lì con noi, che praticamente è stato in ospedale a causa del Covid, e quando è ritornato gli hanno fatto una bellissima festa, l'hanno accolto e quindi io ho scritto una canzone proprio dedicata a questo signore qui, insomma, e a tutti, e di conseguenza anche a tutte le persone che sono riuscite a tornare a casa dopo aver affrontato un periodo molto difficile con il Covid, perché è stato chi l'ha preso in maniera forte ha vissuto momenti molto difficili, ecco. Prima cosa parliamo un pochettino della copertina, con una copertina che effettivamente poi rispecchia quel pensiero che hai detto tu del brano. Con questa, è stato facile scegliere questa copertina e soprattutto un pochettino l'hai spiegato per quale motivo questa copertina. Sì, allora, infatti la copertina noi eravamo partiti con l'idea di farla un po' più tendenza più verso il bianco, perché così
Magari uno può pensare che facciamo un genere heavy metal un po' più estremo, cioè con suoni ancora più. Invece noi facciamo un heavy metal classico con voce pulita, stile Deep Purple, Iron Maiden, Zeppelin, quindi ispirato. La copertina potrebbe magari trarre in inganno, però la tematica era piuttosto importante e Gustavo Sazes, l'artista brasiliano che vive in Portogallo, che fa copertine per tantissimi gruppi heavy metal nel mondo, citandone uno anche Steve Harris, il bassista degli Iron Maiden, oppure Camelot e tutti quanti i nomi altisonanti del genere che noi suoniamo. Lui ha deciso di mostrare questo bambino che è lì, che probabilmente il bambino è innocente e anche se tu gli fai del male, alla fine ti dona il cuore. E lui ha deciso di fare di disegnare questa copertina con questo bambino che è lì con questo cuore che te lo dona e che però è in un luogo tetro, oscuro. E per questo lui ha scelto di fare la copertina un po' più oscura di come l'avevamo pensata noi all'inizio. Se dovessi descrivere i tuoi compagni di avventura per questo progetto, come li descriveresti singolarmente? Allora, diciamo che Marco Vitali, che è il chitarrista solista dal 2006 degli Euridama, è uno degli elementi del gruppo e lui ha sempre tantissime idee, quindi direi una mente esplosiva. E Alessandro, il nostro batterista, è il motore, è la roccia del gruppo, lui l'ha fondato il gruppo, quindi è il capofabbrica, ecco, direi Alessandro, come se fosse un capofabrica. Poi ci sono io che sono un po' da quando, come quando giocavo a calcio, sono un po' l'amalgama del gruppo. Cerco sempre di mediare le situazioni tra uno e l'altro, quindi sono un mediatore, potrei fare, cioè, insomma, sono un po' l'amalgama, ecco, mi chiamavano così quando giocavo a calcio, perché io amo avere rapporti, tenere rapporti buoni con tutti e cerco sempre di limare le situazioni. Poi c'è Leonardo, che è il nostro joker del gruppo. Quando noi, se tu hai un momento in cui ti senti un po' triste, lui ha sempre la battuta pronta e ci fa divertire negli anni. Poi c'è Sebastiano che ci aiuta nelle situazioni live, che lui ha lasciato la band nel 2020, nel periodo della pandemia, però ci aiuta sempre nelle situazioni live, che lui è giovane e forte, ecco, la for forza, io mi viene in mente forza, ecco. Suonare dal vivo, voi avete fatto tanti live dal vivo sicuramente. Qual è l'emozione che si ha quando voi prendete davanti c'è un pubblico che inizialmente è silenzioso perché tutto il pubblico quando inizia c'è un silenzio che poi è più co come se parlassero perché stanno lì in attesa di voi che poi quando partite con la prima nota il pubblico si comincia a animare. Prendere vita e trasmette quell'energia che voi ricevete. A volte poi capita che il pubblico neanche lo vedete perché il buio, le luci, sentite forse il rumore, sentite il brusio, però qual è l'emozione che provate? Io posso dire che quell'emozione che mi trasmette il pubblico è quella che ancora dopo 21 anni mi dà lo stimolo per salire sul palco. E quando sotto senti quel brusio che c'è tra un pezzo mentre tu stai suonando, che poi si fa tutto silenzio e vedi le persone che si muovono al tempo della musica, anche basta che una persona batte il piede o muove un po' la testa. Praticamente cerchiamo noi di coinvolgere il pubblico e di trasmettere, di parlare prima anche della canzone, della tematica della canzone, così uno un po' anche un po' immagina, può immaginare quello di cui parla la canzone e quindi si immedesima in quello che stiamo facendo. E la parte più bella è vedere il pubblico, come ci è capitato quando abbiamo suonato anche a Mosca o a San Pietroburgo o in Ucraina o anche a Lisbona, in Francia, vedere le persone che si muovono tutte insieme
e alcuni fortunatamente delle volte cantano anche la canzone avendole ascoltate magari su YouTube. Un'emozione grande, sì, questa cosa che tu dici quando parti, prima c'è un brusio, poi parte il concerto e le persone ti stanno ad ascoltare, tu c'è quel momento lì che tra una canzone e l'altra anche puoi portare un messaggio alle persone, un messaggio positivo, un messaggio anche di crescita personale. Io e la band, noi lo vediamo da questo punto di vista, anche passare una bella serata in spensieratezza. C'è un momento in cui si riflette, c'è un momento in cui magari, come mi è capitato spesso negli anni, salto giù dal palco e le persone pensano, Dio, questo si ammazza, perché delle volte mi sono buttato in mezzo al buio nella platea, tipo Cineteatro Italia, Macerata, ho fatto un momento follia, ecco, come dicono i miei compagni, però mi è andata bene anche quella volta. E, no, di concerti sì, ne abbiamo fatti quasi 400 più o meno, circa. E quindi no, i palchi abbiamo girato tutta l'Europa e è sempre un'emozione grande, soprattutto anche dopo i concerti, potersi fermare a parlare con le persone e scambiarsi le opinioni, la situazione, quello che stanno vivendo magari in Germania in quel momento, magari in Germania pensano una cosa dell'Italia, di ma tu come la pensi sul nostro paese? E quindi è uno scambio come un Erasmus che fanno i ragazzi. Io questa cosa qui dell'esperienza dell'Erasmus non l'ho fatta con la scuola, ma l'ho fatta con i gruppi. Quindi sono andato a fare esperienza all'estero, ho avuto l'opportunità di aprire a band, abbiamo avuto l'opportunità di aprire a band importanti nel corso degli anni e abbiamo visto com'è un po' la vita da rockstar. No? Noi non siamo rockstar, però vabbè, abbiamo visto che è molto faticosa e quindi spesso quando sto a casa con la mia famiglia e tutto quanto, non è che li invidio più di tanto, perché basta che uno ti muovi un po' per 15 giorni di seguito per tutta l'Europa e tanti chilometri, guidi, poi devi fare uno spettacolo di un certo livello, le persone si aspettano comunque che uno suoni bene e tu da te stesso pretendi di suonare bene per il pubblico che è venuto a vedere il concerto. Quindi ecco, l'emozione, il pubblico è la parte finale che dopo che uno ha scritto un album, la parte più importante è esporlo al pubblico, ecco. Tu, appunto, tu hai citato parlare, scendi dal palco e c'hai il pubblico avanti. Insomma, una parte mi hai risposto, ma le domande che ti fanno, oltre che chiederti della situazione, dell'ambiente, oltre alle domande tecniche, perché a volte si domanda, ci capita quello che dice, ma tu utilizzi questo strumento, questa cosa, come? Esatto. Però sono i giovani o le persone un po' più attempate a metterti in difficoltà nelle domande, oppure ci sta quella domanda che ti ha sorpreso tanto che ti ha fatto felice perché in realtà non te l'aspettavi e ti faceva solo domanda, oppure al contrario, loro non ti hanno fatto una domanda specifica, però tu gli hai dato una risposta che il loro viso, tu l'hai vista sul viso, che hanno avuto un sorriso che gli hai detto sì, ho saputo rispondergli perché ho capito che loro cercavano di pensare quella, ma in realtà non l'avevano neanche fatta. Ma spesso quando scendi su, certo, ovviamente ti fanno delle domande tecniche, che microfono usi, quanti anni hai studiato canto, quanti anni hai studiato chitarra. Se, dopo abbiamo Marco, per esempio, insegnante di chitarra, spesso si mette a parlare di tecnica di chitarra e magari consiglia di esercizi. Io faccio, delle volte mi è capitato che dei ragazzi che non me l'avevano chiesto, io ho detto, guarda, se ti vuoi allenare, mi chiedevano consigli nel canto. Io ho detto, guarda, la prima cosa che devi fare è il mugolio, il riscaldamento della voce, perché prima di andare bisogna essere preparati, bisogna fare anche. Oppure qualcuno non se l'aspettava, gli ho detto, se vuoi stare più in forma, quando vai a fare il concerto, devi andare anche a correre. Io vado a correre a piedi, vado a correre a piedi per tenermi in forma. Giocavo a calcio, ho giocato a calcetto. E probabilmente poi dopo, se durante lo spettacolo vuoi muoverti e non avere il fiatone, devi essere sempre allenato e devi essere in forma. E poi magari la domanda che non ti aspetti, cioè il fatto che magari ti dicono, ah, ma allora è bello che fai questo lavoro, no? Ti chiedono cosa questo lavoro che fai, guarda, veramente io non lo faccio per lavoro, io faccio il metalmeccanico, io faccio altro, noi facciamo altro nella vita, non siamo musicisti professionisti, quindi. E le persone sono rimaste sorprese, hanno detto, come è possibile all'estero, soprattutto come è possibile un gruppo che suona a questo livello
dei ragazzi che siamo piaciuti particolarmente, ci hanno detto: non è possibile che voi non vivete di musica. E noi abbiamo detto: guarda, purtroppo la concorrenza è tanta, ma poi oltretutto non è facile nemmeno trovare dei contratti discografici di alto livello, perché negli anni è successo che le persone trovano la tua musica, la possono trovare ovunque online, e quindi il CD non lo compra, e quindi l'etichetta non è il ritorno economico, e di conseguenza può sponsorizzare meno gruppi un'etichetta discografica. E quindi noi quello che viene prendiamo, e come ho detto io, no, l'importante è che le persone si divertano quando vengono al nostro concerto. E per divertirsi il pubblico ci dobbiamo divertire noi prima di tutto, e dobbiamo credere in quello che facciamo, anche se magari per dirti, una volta siamo partiti qui dalle Marche, siamo arrivati ad Amburgo, sono 1300 km, e la sera abbiamo suonato e noi abbiamo guidato noi, non che ha guidato qualcun altro. Quindi poi dopo le persone ti vedono e dicono: mamma mia, questo gruppo è fiacco. Invece noi no, noi come arriviamo lì siamo sempre in presenza e cerchiamo di essere, perché comunque noi aspettiamo proprio l'incontro col pubblico. Quando incontri che lì il pubblico aspetta il tuo concerto, e tu riesci a far divertire il pubblico, e c'è quell'applauso bello che ti arriva alla fine della canzone, e tu dici: ah, ti ripaga di tutto quanto, di tutto lo sforzo che uno ha fatto, e magari il tempo che ti sei preso da lavoro per andare a fare i concerti. Comunque sì, l'incontro con il pubblico, queste domande che tu dici ogni tanto, c'è un qualcosa da chiedere. Anche di solito chiedo anche i posti che uno può visitare, se ho magari un day off, dico: ma che posti ci sono qui carini? E magari scoprire che lì vicino a dove tu hai suonato, il giorno dopo c'è un concerto di un gruppo famoso, e tu hai altri programmi, ti sei riorganizzato. Questo è nato da delle domande fatte a caso alle persone del luogo. Oppure, come a Lisbona, ci hanno consigliato dei posti dove mangiare. Noi eravamo andati in dei posti tipo, una volta, macrobiotico, avevamo mangiato molto male il primo giorno che eravamo là. Poi dopo con dei ragazzi che erano della band locale, ci hanno portato in dei ristoranti dove si pagava pochissimo e si mangiava benissimo. Siamo stati sia pesce che carne. Fantastico. Quindi queste domande che uno riesce a conoscere più cose del luogo, e anche assaggiare i cibi del luogo, che magari ti hanno consigliato che posso mangiare qua di caratteristico. Ecco un'altra domanda che faccio magari alle persone che vengono a vedere il concerto. Oppure uno può chiedere anche svariate domande sulla vita quotidiana, il lavoro che uno fa, ecco, e insomma si parla del più e del meno. Ecco. E che differenza fa? Tu mi hai citato San Pietroburgo, mi hai citato tanti posti dove si è suonato. Che differenza fa suonare in queste piazze importanti, comunque vada, e suonare in Italia? Tra l'Italia e l'estero, che differenza passa come approccio e come mentalità? Allora, abbiamo trovato che nell'est Europa c'è ancora la voglia che c'era qua da noi negli anni 90 di ascoltare un gruppo dal vivo. C'è il pubblico, anche noi non siamo famosi, eravamo d'apertura a band famose, e il pubblico, quando noi abbiamo suonato, era molto coinvolto anche nella nostra musica. La nostra musica è piaciuta, e non è che in Italia il pubblico è un po' più fermo, un po' più attento a controllare, magari perché ci sono anche in Italia tantissimi musicisti, magari ti controllano che tu sia preciso vocalmente, controlla che tu la chitarra e il riff sia buono, che il batterista non sbagli. Quindi finisce che un po' col tempo ti diverti un po' meno. È quello che io, quando esco e vado a vedere i gruppi locali, non mi sto a vedere se il cantante ha preso tutte le note precise. Io cerco di divertirmi e vedere se c'è un messaggio da ascoltare, da sentire, e mi diverto ascoltando la musica che un gruppo propone live. Quindi non è mai semplice, ecco, suonare live. Però dico, come consiglio sempre a tutti quanti, prima di suonare live bisogna fare tante prove. E questo è una cosa importante. Poi, tornando alla domanda, all'estero abbiamo, ecco, anche in Germania ci siamo trovati bene. Probabilmente all'estero c'è ancora un po' più calore, e la musica è un po' più sentita che rispetto
all'Italia per le band meno famose come la nostra, perché se no, se andiamo a vedere un concerto dei gruppi famosi, il pubblico partecipa, però se non sei famoso è un po' più difficile che il pubblico, ecco, partecipi. C'è un po' più questa cosa qui, un po' non so, all'estero forse un po' meno. Qua in Italia c'è anche molta invidia tra musicisti. E c'è un po' questa cosa qui, ecco, lui ha suonato 2 chilometri più lontano di dove sono riuscito a suonare io, e quindi scatta l'invidia. Però vabbè, questo qui a me posso dire che il messaggio che vorrei passare è che l'importante è divertirsi, e se un gruppo riesce a fare più del tuo gruppo, buon per loro, cioè, no, tu fai il possibile per portare la tua musica live, e poi il pubblico sarà il pubblico a giudicare, ma prima di tutto uno si deve divertire, prima di poter far divertire il pubblico. Comunque, si è trovato il calore nell'est Europa, c'è un'atmosfera pazzesca. Possiamo dire che l'ha data a Mosca, anche quella a San Pietroburgo, o anche a Kherson, sono state le più importanti per Yuridoma come risposta del pubblico, perché anche lì, perché c'erano 4-5 mila persone, quindi erano locali più grandi, quindi abbiamo dato il pubblico di un palazzetto, quasi un palazzetto era, quindi diciamo una sala concerti molto grande. L'Est Europa, insomma, c'è ancora più calore rispetto che al resto dell'Europa. Aprire un concerto di una band importante. Voi avete aperto band importanti. E qui prende il sotto il pubblico, tu l'hai detto appunto, dalla parte alcuni sono un po' più animati, un po' meno animati, però vedere questo pubblico di questi a che si aspettano, in realtà la band che è principale, vedono voi, però si emozionano e cantano insieme a voi. A quel punto, qual è dire, cioè, quando esci dal palco dici, ma cantavano per noi? E cantavano con noi. Qual è poi la sensazione che quando siete usciti avete pensato? Cioè... È un'emozione indescrivibile. Lì ci sono anche, ho messo qualche, online si trova anche qualche video che abbiamo pubblicato di questi concerti, e vedere le persone che magari in un momento di una canzone applaudono tutte quante insieme, 5.000 persone insieme che applaudono, si sente la vibrazione che arriva sopra il palco per quanto è forte questo applauso. È un'emozione indescrivibile, è un motore fortissimo per noi quando vedi tutta quella gente che è lì sotto, che hai suonato il primo brano, che sei d'apertura, tu parti, quindi le persone si aspettano un gruppo d'apertura, si aspettano una certa qualità, perché la band, per dirti, eravamo d'apertura di Sabaton, che sono uno dei gruppi che vanno molto forte al mondo adesso attualmente nell'ambito heavy metal, e le persone si aspettano che il gruppo d'apertura sia di livello e sia all'altezza della situazione. Quindi noi partiti con il primo brano, e abbiamo visto che la nostra musica, no, le melodie della canzone e tutto quanto sono piaciute alle persone, e a qualcuno, ripeto, nella prima parte, quelli che erano più vicini al palco cantavano insieme con noi delle parti, oppure seguivano quello che io che sono il frontman, e quello che devo fare, devo girare il pubblico ad applaudire, eppure in dei momenti lo faceva anche Sebastiano, e cerchi di coinvolgere il pubblico nello spettacolo, perché il pubblico è parte fondamentale dello spettacolo, e l'emozione, comunque, vedere un pubblico che ti applaude e che canta le tue canzoni è un'emozione indescrivibile. Ecco, questo qui alle band famose un po' io l'invidio, ecco, perché fare quei concerti con tutta quella gente che è lì a aspettarti e canta le tue canzoni, penso che non so, una cosa già è bellissimo quello che abbiamo provato noi. Immagino un gruppo che lo fa, che suona in tutto quanto il mondo, penso che ti riempia di orgoglio, ecco. Cosa abbiamo dimenticato? Se dovessi aver dimenticato. Allora, c'è qualcosa di particolare sfizioso che ci puoi raccontare di questo nella realizzazione di questo disco? Allora, nella realizzazione,
C'è stato il fatto che qualche volta ci siamo incontrati andando contro le regole del lockdown e siamo usciti di notte, la sera, qualcosa, perché non ne potevamo più, cioè andavamo nella sala prove, non è che facevamo niente di male, però sì, quando rientravamo facevamo magari la stradina secondaria di campagna. Oppure quando sei stretto ti si stringe il cuore perché hai incrociato la pattuglia dei carabinieri come se fossi un ladro, ecco. Sì, questo qui è un aneddoto abbastanza, cioè, oddio, adesso mi viene da ridere, ma lì, ma, cioè, adesso faccio una risata sopra, però è, okay, è abbastanza angosciante come cosa, ecco, che uno non possa uscire per nemmeno sfogarsi, ecco, fare un po'. Eravamo tutti bloccati in casa, insomma, abbiamo fatto qualcosa contro la legge del momento, poche volte, però l'abbiamo fatto, ecco, posso dire che non siamo innocenti, volevamo a tutti i costi ritrovarci per suonare insieme queste canzoni che avevamo scritto a casa e volevamo continuare a, volevamo suonarle insieme dentro la sala prove, ecco, lì è dove nascono di solito le canzoni, dove migliorano, dove ti danno consiglio, cioè quando noi piace lavorare molto a tu con le persone, no? Di persona, ecco, non lavorare tramite lo schermo. Ecco, io se posso parto e, cioè, per dirti, noi abbiamo fatto un'intervista, per come siamo fatti noi, io e Alessandro abbiamo un'intervista a Milano, il lunedì sera su una radio linea rock lì a Milano. Siamo partiti lunedì pomeriggio, siamo andati a Milano, poi siamo rientrati la notte, e la mattina siamo andati al lavoro. Noi siamo per muoverci, per incontrare la gente, per fare cose di persona. Però, ecco, online dà tante opportunità, però un po' avevamo bisogno, ecco, abbiamo fatto questa cosa qui un po' alcune volte contro legge, siamo andati in giro di notte rischiando anche un po' la multa, ecco. Però vabbè, l'abbiamo fatto senza cattiveria e senza febbre, ecco. E senza febbre. Stavo bene. E allora, intanto, prima cosa, abbiamo raccontato questo mondo, questo bellissimo mondo, ecco, secondo ci mancano una cosa fondamentale, i saluti. Ecco, i saluti, noi salutiamo tutto quanto il vostro pubblico e intanto ti ringraziamo veramente per il tempo che ci hai dedicato e poi ovviamente anche tutti quanti i nostri fan che ci hanno seguito nel corso degli anni, quelli che si sono sposati, quelli un po' più che hanno una certa età, quelli un po' più giovani e sperando sempre che invitiamo sempre ad ascoltare il nostro ultimo album. E anche la produzione uno è prodotto veramente bene, suona bene, sembra, cioè è un album veramente professionale. Dobbiamo ringraziare Simone Mularoni e Domination Studio di San Marino che ha fatto un grandissimo lavoro, Mauro de Lulag Zone di Monte San Giusto, poi Damiano Paoloni del Sound Distillery Studio e Marco Benedetto dell'Arma Studio che ci ha aiutato lì per le batterie. Insomma, c'è stato un lavoro di diversi studi e alla fine lo studio di registrazione finale, Simone Mularoni ha reso il nostro prodotto veramente appetibile per ogni piattaforma, appetibile per tutti, insomma, perché è prodotto veramente, veramente bene. Quindi ricordiamo tutti i vostri indirizzi. Noi ci trovate su YouTube cercando Ibridoma, siamo su Facebook, siamo su Spotify, sempre cercando Ibridoma. Bandcamp, Instagram, Twitter, siamo ovunque, ecco, quindi se uno vuole fare un primo ascolto, io suggerirei Spotify o YouTube dove si possono trovare i video ufficiali, ecco. E avete fatto anche gadget. Sì, 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 sì. Nella produzione ci sono anche gadget che ormai sono diventati importanti nel mondo in cui si Esatto, fa siamo nell'hype. magliette, cappellini, portachiavi, cavatappi, un po' di tutto abbiamo fatto, stickers, ovviamente le magliette, quelle che adesso un po' aumentano tantissimo il prezzo, quindi facciamo dei gadget un po' più tranquilli, ecco, come anche i cappellini, queste cose qua, cuffie, un po' di tutto. Ma con un tipo di gadget che soltanto gli Iron Maiden, non solo gli Iron Maiden, ma gli Iron Maiden principalmente fanno la birra. Esatto, noi abbiamo un amico, il nostro chitarrista Pietro produce la birra a casa, ex chitarrista Pietro, però è sempre come se fosse una famiglia ibrida, ma lui produce birra,
a casa, però non è produzione mondiale come gli Ermene, quindi va bene. Una volta abbiamo fatto i vini da una cantina qui della zona, il nostro amico Santori, qui a Villa San Filippo, e abbiamo lui, siccome è un vino che rappresenta l'heavy metal, e l'abbiamo fatto con le etichette del nostro penultimo, terzo ultimo album, December, e abbiamo fatto un vino suo con l'etichetta nostra, e l'abbiamo venduto bene, l'abbiamo venduto bene, perché il vino era ottimo, eh. Allora, Sì. noi come studio vi auguriamo buone feste, buon Natale. Buone feste a voi e grazie mille Pietro per questo tempo che ci hai dedicato e buone feste a tutti i vostri ascoltatori e telespettatori. Grazie, grazie da Ibridoma, da Christian e da tutta quanta la band. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro.